Benvenuti a Basta Parole Ma Fatti, ospite in studio Marino Finozzi, assessore regionale al turismo e al commercio estero. Parliamo ancora di turismo e parliamo soprattutto di Venezia perché se il Veneto ha molti turisti lo deve anche al fatto che Venezia è un polo di attrazione a livello mondiale formidabile. Ah, certamente, ovviamente non solo per quello che Venezia riesce a portare verso se stessa, ma quello che è un brand che noi utilizziamo anche per le Dolomiti, per le città d'arte, per le terme. Abbiniamo sempre il nome Venezia, perché purtroppo noi pensiamo che il Veneto sia conosciuto in tutto il mondo. Non è così, Venezia è conosciuta in tutto il mondo. E quando parliamo con la Russia, con la Cina, con il Sud America, se parliamo di Veneto dico, ma dov'è, cos'è? Parliamo di Venezia, puntualmente sanno dirmi dove si trova. Quindi per noi Venezia è il polo di attrazione fondamentale che ci permette di raggiungere quei numeri importanti che il Veneto può, su cui può contare. Venezia da sola rappresenta il 20% delle presenze turistiche, ma è visitata, significa che persone che arrivano anche giornalmente, da quasi 20 milioni di persone. Ovviamente conta molto i passeggeri, i turisti che arrivano con le crociere, a botte di 4.000-4.500 turisti sbarcano a Venezia, però non lasciano granché, anzi lasciano più problemi che benefici, anche perché all'interno delle navi crociere insomma si ha di tutto e questa gente sbarca, compra l'oggettino di vetro che a volte è anche cinese, prende un caffè e se ne torna a casa. Quindi Venezia è a volte anche sovraccaricata di turismo. Stiamo cercando di capire con il Comune di Venezia come aumentare la qualità del turista che visita Venezia e anche cercare di portare i turisti 12 mesi l'anno. E insomma lo sappiamo che Venezia ha dei serissimi problemi, però insomma piace anche molto e riesce sempre ad attrarre molti, molti turisti ugualmente, anche se sono turisti magari mordi o fuggi. E concludiamo qui quest'altra pillola di Basta Parole Ma Fatti riguardo il turismo. È l'ultima, dalla prossima puntata parleremo di commercio estero.